Oltre 200 volontari in campo, controlli da cielo, terra e mare da oggi e per i prossimi giorni per garantire nel weekend di Ferragosto un più adeguato e tempestivo soccorso sanitario in caso di urgenza e di emergenza. Anche quest'anno l'Associazione Humanitas di Salerno ha deciso in piena autonomia di dare il proprio contributo ai salernitani e ai turisti che affollano le spiagge del litorale e le aree interne con un servizio di pattugliamento del territorio. In modo particolare nei giorni 14 e 15 agosto due mezzi navali con equipaggio formato da personale sanitario pattuglieranno il litorale amalfitano e cilentano, pronti a fornire il proprio aiuto qualora gli enti preposti lo richiedano. Un servizio di assistenza con a bordo delle ambulanze del mare e anche di 4 volontari d'eccezione: il professor Giuseppe Noschese, il professor Vincenzo Mallammaci, il dottore Renato Di Marco e la dottoressa Claudia Conte, così come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni il presidente Roberto Schiavone nel corso di un incontro con la stampa presso il porto turistico Masuccio Salernitano, dove per tutta l'estate c'è una postazione fissa di primo soccorso. Siamo pronti, saranno impegnati circa 200 volontari in tutta la provincia e anche nella provincia di Napoli. Saremo pronti ad intervenire su vari campi, mare, cielo, terra, perché avremo un elicottero nostro che sorvolerà le nostre colline, le coste per eventuali situazioni di emergenza a mare. Poi avremo i mezzi antincendio boschivo che pattuglieranno le colline salernitane e del Cilento, e poi avremo delle ambulanze sui le varie uscite autostradali fino al Lago Negro, e poi avremo i due mezzi a mare che pattuglieranno uno verso Positano e l'altro verso Agropoli, l'altra zona del Cilento, pronta ad intervenire in ausilio della Capitaneria di Porto, perché quest'anno è stato firmato un protocollo con la Capitaneria di Porto e con la Protezione Civile per essere loro ausiliari in tutte le attività, dargli una mano, perché a mare ormai è un disastro. Purtroppo ormai ci sono migliaia di barche che corrono avanti e indietro, ma di persone che non hanno proprio la pratica di che cosa sia il mare. Sarà a bordo di una di queste ambulanze messe a disposizione dall'Humanitas. Questa è un'iniziativa molto pregevole, perché tra l'altro ha la possibilità di formare il personale ancora meglio. I soccorritori sia in mare che in terra necessitano di una formazione costante e continua, quindi queste iniziative sono da ripetere sicuramente nel tempo, sia in estate che nelle altre stagioni. Qual è l'appello da rivolgere a chi festeggerà il Ferragosto a mare? Stare attenti, sicuramente divertirsi ma con le dovute accortezze, come sempre, soprattutto anche in questo periodo in cui il Covid purtroppo non è finito, e quindi penso che sia un appello anche ai giovani ad essere un po' più responsabili, e invito anche i miei colleghi del mondo dello spettacolo a dare il buon esempio. In questo momento particolare abbiamo sulle coste molte persone che hanno poca dimestichezza. Il noleggio ha dato la possibilità a molti di avere a disposizione un'imbarcazione. L'auspicio che facciamo è che queste persone si rendano responsabili in questi giorni di grossa di movimentazione di mezzi, di essere molto attenti. Ecco. Da medico cosa consiglia ai bagnanti? Di essere attenti soprattutto in queste giornate di grosso calore a quella che è l'esposizione al sole, soprattutto nelle ore di maggior caldo. Questo vale sia per i bagnanti, ma vale anche per i nostri vecchi, i quali nelle proprie abitazioni in questo momento stanno soffrendo particolarmente.